Per la 21esima giornata di campionato di calcio 5 di Serie B, Futsal Paura Urbino 5, BFTM Numana Cameranese 6. Per il Futsal, bruttissima sconfitta che a questo punto proietta ancora di più nella zona playout i giocatori di Bargnesi. Siamo con Mr. Martin del Numana Cameranese. Vittoria insperata o sperata? Guarda, visto quello fatto nel primo tempo, penso sperata. Certamente dopo siamo calati un po', conosciamo la squadra di Urbino che non ci sta a perdere, quindi secondo tempo hanno fatto una rimonta inaspettata. Quindi siamo andati in difficoltà, per fortuna sai, il calcio a 5 non finisce mai, come si dice, finché non fischia l'arbitro. Siamo stati anche fortunati in alcuni episodi, per fortuna l'abbiamo vinta. Adesso ovviamente siete a più 8 dal Futsal Paura Urbino, i vostri obiettivi rimangono sempre la salvezza? Sì, sì, assolutamente, assolutamente, anche perché matematicamente non penso che possiamo ambire altro. Quindi è stato il primo obiettivo all'inizio stagione, continua ad essere il primo obiettivo oggi, ancora ci manca la matematica, ma siamo contenti di aver preso un vantaggio non indifferente. Siamo con gli omonimi di questo incontro, De Souza e De Souza rispettivamente del Numana Cameranese e del Futsal. Cominciamo con l'autore del primo e dell'ultimo gol che ha chiuso l'incontro. Ti aspettavi questa vittoria per la tua squadra? Sinceramente sapevamo che era una partita molto difficile, siamo venuti qui con il massimo dell'umiltà, sapendo che l'Urbino è una grandissima squadra che sta lottando come noi per la salvezza. E sapevamo che non sarebbe facile, infatti è stato così dall'inizio alla fine. Loro hanno una bellissima squadra, noi abbiamo un bel gruppo, stiamo tenendo forte e speriamo di raggiungerci il traguardo il più presto possibile. Alla fine del primo tempo voi pensavate probabilmente di portare a casa i tre punti, poi è emersa la classe dei giocatori di Bargnesi. Sì, sicuramente abbiamo calato il ritmo, quindi questo ci ha penalizzato e nel rivolgere del secondo tempo abbiamo visto che loro stavano crescendo, hanno andato in vantaggio e toccava correre di più. Quindi fortunatamente abbiamo trovato questo gol che ci ha dato i tre punti. Complimenti. Adesso sentiamo De Souza del Futsal Paura Urbino. Anche a te chiediamo se ti aspettavi questa sconfitta per la tua squadra. No, veramente non aspettavo la sconfitta. Abbiamo allenato in settimana per arrivare in questa partita che era difficile per noi, per portare a casa i tre punti per la salvezza, che era importantissimo, tanto era un scontro diretto. E all'inizio del primo tempo siamo partiti male, come sempre, un blackout totale sulle squadre che facciamo in tutto questo campionato. Su 2-0, 3-1, era un po' difficile, abbiamo fatto 5-4, pensato che dovevo portare la partita a casa, però gli sbagli se non segna, prendiamo in dentro. Abbiamo sbagliato 5-6 contropiedi di fila, abbiamo preso 2 gol e alla fine non abbiamo più avuto opportunità per portare la casa, per almeno un punto. A questo punto la partita di sabato con il Pordenone si rivela essere determinante. Ma già era determinata da prima, adesso tocca vincere, 3 punti, se perdiamo non c'è più scampo, però oggi era importante, abbiamo fatto due settimane fa contro Chiupano a casa, su 2-0 nostro, loro vince 3-2, dopo andiamo a Merano, 5-4, un'altra volta per un gol, oggi un'altra volta, 6-5, dai, settimo gol neanche conta, tanto era finita. E adesso andiamo a Pordenone, dopo tocca giocare con Vicenza fuori, dobbiamo fare 3 punti con Pordenone e rubare punti dalla capolista.